teatro, eh? Siamo al Teatro Bolognini e abbiamo un ospite gradita a Pistoia, Carlotta Bolognini. Ciao. Ospite è una cosa eccessiva perché sì, sei di casa. Assolutamente, sì. È un bel weekend, poi hai vissuto in questi giorni a Pistoia, pieno, ricco. Mamma mia, stancante, però con tante soddisfazioni. Poi stare qua dentro, per me è sempre un'emozione enorme. Anche per Charlie. Il mio Charlie che non mi molla. È la prima volta al teatro anche di Charlie. Eh sì, è nato un amore. Sì, perché poi questo è uno di quei cinema che ha fatto la storia di Pistoia. Questo era il nuovo cinema Giglio, quindi... Bene, è stato un attimo ripulito. Tanti, tanti pistoiesi, tanti e tanti anni fa, hanno vissuto il cinema qua dentro. Chissà, forse pure lui? Chi lo sa? Sicuramente. Sicuramente, insomma, sono stati ragazzi anche loro, quindi... Senti, e invece Carlotta, le tue avventure cinematografiche, cosa sta bollendo in pentola? Ti ho detto. Scoop, no, non lo posso dire. Ma che facce hai visto in questi giorni a Pistoia? Dai, raccontaci che qualcosa. Facce? Purtroppo poche. Poche, va bene, abbiamo fatto poca pubblicità per i provini, ma tanto dobbiamo tornare. Però abbiamo fatto dei sopralluoghi molto belli. Ho avuto l'ok del sindaco per Piazza del Duomo. Perfetto. Tutta mia, sarà tutta mia. E ci stiamo muovendo, torneremo. Io spero di fare il primo ciak a fine gennaio. E quindi ti mancano ancora delle comparse? Tante. Mi mancano tutte le comparse, mi mancano i quattro ragazzi. Assolutamente, fatevi vivi perché ho bisogno di voi. Ecco, allora diciamolo, che ragazzi ci vorrebbero? Che fascia di età? Allora, mi servirebbero, avrei bisogno di quattro ragazzi tra i 20 e i 30 anni. Ragazzi, parliamo di maschi? Maschi. Maschi. Maschi, anche uno biondo molto carino perché deve personare un personaggio importante. Che devono fare la parte principale, diciamo, e poi io avrei bisogno di tanti ragazzi comparse in Piazza Duomo, li vestiremo d'epoca, insomma, anni 45 più o meno, e grazie. Dovranno essere degli studenti universitari, quindi una fascia d'età 18-30 anni, 20, perfetto. 30. Poche ragazze come comparse, eh? Bene, tutti uomini. No, come comparse anche le femminucce, per carità, non è una città d'uomini. Però insomma, i quattro personaggi sono maschi. E poi prima o poi, niente, ci racconterai qualcosa di questa trama che si svolge, che parte da Piazza del Duomo e arriva lontano, lontano. È una scena bellissima che amo molto. Amo molto perché era un bel ricordo di zio e quando me la raccontava si divertiva proprio a raccontarmela e quindi l'ho voluta, l'ho scritta nel soggetto. È la scena a quale tengo di più. E quindi vediamo una Pistoia anni 60? No, 45. 45, quindi... Sì, 45-47. Primissimo dopoguerra, esatto, quindi proprio una cosa unica. Già ho fatto poi foto con il mio regista, che è Alfredo Lopiero, che viene da Catania, e abbiamo già fatto le foto, già antichizzate, già fatte in seppia, così, ed è uno spettacolo, Sì. E niente, siamo curiosi, sicuramente siamo curiosi di vedere il primo ciak e poi di vedere anche la prima. Mi venite a trovare, l'anteprima sarà qua. Al Teatro Bolognini e sarà una grande soddisfazione per me e spero che lui sia un pochino orgoglioso. Ma sicuramente sì. Sembra quasi di sentire qualcosina, qualche vibrazione qua dentro. Io ti ringrazio, ti auguro intanto un buon rientro in sede.
Ah, scusa, mi sono dimenticato perché mi ero emozionato e stavo scappando con il libro. Questo perché il successo di questi giorni è stato anche il libro. Perché noi parliamo tanto di zio, però c'è anche il babbo. E quest'anno mi sono voluta dedicare molto al babbo. E ho scritto questo libro sul suo lavoro, sta andando bene, se lo meritava. Ecco, sicuramente qualche stralcio del libro lo ruberemo e lo pubblicheremo sulla Gazzetta di Pistoia, perché io ho già letto cose e ho conosciuto un personaggio famoso che c'è stato, fra virgolette, taciuto, ma un personaggio che ha fatto tanto per il cinema. Chi? O chi? Non lo so, lo scopriremo nel libro. Ok. Bene, abbiamo cominciato ieri con una bella risata, me l'ha rifatta anche stasera. Io ti ringrazio Carlotta grazie Bolognini. Grazie. Un saluto anche da Charlie. Al mio Charlie che sta sempre qui. Sì. Charlie, guarda. Sì, poi secondo me ha capito che per lui però in un film del 46 non c'è una parte, no. 46 Beagle non c'erano in Italia, quindi niente. Cosa da fare gli troviamo? O lo trucchiamo da Segugio italiano oppure non lo so. Mi sta bene. Va benissimo. Dal Teatro Bolognini, da Pistoia, è tutto. Ciao Carlotta. Ciao.